tutto il territorio provinciale, a partire dall'Istituto Ruffini, dal Liceo Piessoe, passare all'Istituto Elcano, al Liceo Cassini di Sanremo, a cui quest'anno si aggiunge anche l'Ambrosio, il Liceo Ambrosio di Ventimiglia. Ecco, quindi una partecipazione di tanti istituti scolastici a livello provinciale che testimonia come questo evento non sia un evento solo locale, ma un evento di una portata più ampia. E ancora una volta testimonia come sia importante la sinergia tra gli enti, le istituzioni e il mondo della scuola. Che è un I giovani, chiamo quindi gli studenti qui presenti del liceo Bisse, se c'è qualcuno che vuole intervenire. Salve a tutti, io sono Ida Ceccarelli, del liceo Bisse, che partecipa ormai da tempo immemore, nessuno davvero si ricorda quando abbiamo iniziato a partecipare al premio Strega. Che è sempre una grandissima, fortissima emozione, anche nonostante sia il mio primo anno, ho sempre visto i miei compagni, i miei amici parteciparvi. Avere l'opportunità di leggere questi libri è davvero per me è molto importante, anche perché mentre a scuola studiamo soprattutto, diciamo, cose più antiche o comunque che riguardano la nostra storia, questi libri che sono attuali e contemporanei ci danno l'opportunità di scoprire autori che a scuola non studieremo mai, ovviamente, perché fanno parte della nostra contemporaneità. E questa è davvero una cosa molto importante. Poi, ovviamente, abbiamo l'opportunità di intervistare gli autori una volta che siamo là al Premio Strega, e questo è un momento importante per noi tutti alunni, perché parlare con gli autori di libri che abbiamo letto, che magari, cioè, molto, quasi sicuramente ci sono piaciuti o comunque li abbiamo apprezzati, è un'emozione che secondo me davvero ce ne sono poche allo stesso livello, perché parlare con gli autori che ami, ti riempie di gioia, secondo me. E quindi sì, questo, quindi siamo molto felici di partecipare anche quest'anno. Cioè, ci sarebbe tipo la mia compagna di istituto che vorrebbe fare un omaggio a Philip Roth, che come sappiamo tutti è morto da poco, ci si spezza il cuore, va bene. E niente, leggerà un pezzo del suo libro, uno dei suoi più famosi. E noi del Bisse ci tenevamo a fare un omaggio a lui, in quanto nella parte finale del suo libro intitolato Genesi, vi è un passo che spiega il significato della letteratura e della lettura. Infatti viene scritta il lancio di un giavellotto, e questo ci fa capire che la letteratura rende immortali i termini, i gesti. E il romanzo, il libro, è ambientato nel 1944, quando vi era l'epidemia di polio, e questo protagonista è un educatore di questo campo di giochi, e vede pian piano i suoi ragazzi morire a causa di questa epidemia. Inizialmente non riesce ad accettare questo fatto, e la voce narrante invece è un ex alunno che va a trovare il suo allenatore e rievoca tutti gli episodi del passato, perché ormai lui, questo allenatore ormai anziano, e anche lui si è ammalato, e posso leggere se ci devo. E poi lancia il giavellotto. Quando lo lascia andare, si vide un singolo muscolo che si gonfiava, e emise con lo sforzo un urlo strozzato che tutti noi nei giorni seguenti continuavamo a imitare, un suono che esprimeva la sua estesa, il nudo grido di battaglia dell'eccellenza nella contesa. Nell'istante in cui il giavellotto si alzò in volo dalla sua mano, lui cominciò a baronzonare per recuperare l'equilibrio e non cadere sull'asse di lancio che aveva tracciato con i tacchetti nella terra battuta. E per tutto il tempo continuò a guardare il giavellotto che seguiva la propria traiettoria in alto, basso arco sopra il campo. Non avevamo mai visto prima, nessuno di noi, un gesto atletico così ben eseguito proprio davanti ai nostri occhi. Il giovellotto proseguì bene al di là della linea delle 50 yard, fino a oltre le 30 yard nella metà campo delle squadre avversarie, e
e quando scese a terra l'asta premette e la cuinata punta di metallo si complicò obliqua in profondità nel terreno per la forza impressa dal volo. Mentre correva con il giavellotto in alto, mentre allungava il braccio ben dietro il corpo, mentre lo riportava in avanti per rilasciare il giavellotto in alto sopra la spalla e poi lo rilasciava come un'esplosione, ci sembrava invincibile. Grazie. Paolo Riccia, del CIST, Istituto Filippi. Grazie, buongiorno a tutti. Sì, noi come scuole abbiamo l'impegno di cercare e secondare l'apertura al territorio e le forme di collaborazione anche con le istituzioni, con gli enti del territorio, cerchiamo di farlo ad ogni occasione. In questo caso sono molto contento di ringraziare il Comune di Cerro, il primo luogo che porta avanti da anni questa iniziativa e che riconosce alle scuole un ruolo di primo piano, di quasi di protagonisti in questa iniziativa. Poi naturalmente anche l'amministrazione provinciale che mette il patrocinio e la Fondazione Culturale Bellocci, ovviamente l'organizzazione dello Strega, che affida una parte della sua giuria, del suo momento di valutazione all'opinione dei ragazzi. Questa è un'apertura di credito molto, molto, molto bella, insomma, verso le scuole. Al di là di questo, l'iniziativa specifica di cui stiamo parlando ha veramente una valenza culturale che si adatta molto bene alle scuole, ed è questo emerso anche dalle parole dei ragazzi che hanno colto l'opportunità che viene loro sollecitata da un lato e offerta dall'altro, proponendogli questo ruolo di giudici, valutatori dei libri. In particolare credo che i ragazzi che partecipano abbiano l'occasione di capire sul campo, attraverso un'attività concreta, di come la letteratura possa essere non soltanto sbarro, non soltanto avere una valenza ricreativa, ma che costituisce un vero e proprio filtro di quello che è la società, di quello che è la vita dei singoli negli aspetti privati e negli aspetti pubblici. C'è un riflesso di tutte queste storie reali nelle storie inventate, romanzate, e leggendo i libri non si passano soltanto piacevolmente due ore o una serata, ma si impara, si cresce, si riflette, si colgono spunti appunto di riflessione e di crescita che poi vengono utili tutti i livelli. È un modo di diventare grandi, di leggere i libri, e la promozione di un numero così grande di libri. Qualcuno è addirittura meravigliato, abbiamo scoperto che tanta gente scrive, eh sì, lo sappiamo, c'è tanta gente che scrive, e in questo caso li costringono anche a leggere, ma leggendo si riflette, leggendo si colgono spunti, leggendo si cresce, leggendo si matura, leggendo si impara e si diventa grande. Quindi effettivamente l'iniziativa ha una valenza molto culturale, molto formativa, e per certi versi anche scolastica.